editore. E lì si facevano i provini per mandarli poi a Milano. E lì c'erano tanti artisti, ma chi è uscito è stato Pierangelo Berto. Ah, Marta Lami, sì. Potrei dire anche i Nomadi, perché qualcosa, cioè loro frequentavano. Augusto veniva. Sì, veniva, era di casa. Era di casa. Poi alla sera diventava un... famiglia. Un pub, diventava quello che uno voleva. Ma veniva Piero Piazza, mi ricordo Piero Piazza, che lui, questo Piero Piazza, accompagnava ma tutti quei cantanti allo sbaraglio. A lui bastava una piccola prova, poi alla sera tu eri già protagonista della serata. Piero Piazza, io mi ricordo, mi accompagnava sempre l'orchestra di Piero Piazza. E lì presentai Olisetta, cominciai così a essere cantautore con Olisetta. Che era una tua fiamma, che non riuscì a Rota Azzurra, che vedremo dopo la locandina, e che penso avevi cantato, la serata di Caterina Caselli a Rota Azzurra. Ma lì avevo tutte le mie prime canzonette e c'era anche Caterina Caselli. Ma c'era la possibilità anche... o per i concorsi o certe serate particolari venivi conosciuto. Quei concorsi qua, ah, cosa ti ricordi? Mi ricorda la cavalcata dell'Appennino Modenese, la cavalcata dell'Appennino Modenese, sì. Dove c'era Ricky Shane, dove c'era Giulia Shell, dove c'erano cantanti che non ci sono più, cioè non ci sono più, non ha mai fatto. Beh, Ricky Shane è andato dopo in Germania, penso qualcosa l'abbia fatto in Germania, ma è stato bellissimo, perché io ho firmato i primi autografi, ma pensa te. Era questo concorso di voci nuove? No, era una cavalcata dove nelle piscine, non so, Pavullo, Montombraro, questi posti. Si faceva la tappa lì, si faceva la serata, ed erano serate meravigliose, con l'orchestra, e io cantavo, eri sola senza amore, eri sola senza me, ero triste, ma non... cioè io avevo il mio pubblico, è stato un periodo meraviglioso. Poi cosa c'era? Il Festival dello Sconosciuto Scandiano? C'era? Ma lì più che dello Sconosciuto era quello di Conte, si chiamava Conte, era un impresario, non era lo Sconosciuto, era gli incompresi. Dove era quello? Era nel Reggiano, perché Conte era un impresario che aveva ideato questo sistema, cioè più praticamente era la corrida, sì. Prima della corrida c'è stato questo festival degli incompresi, più eri strano più avevi successo, quindi proprio la corrida. Dovresti raccontare come hai conosciuto Augusto. Ma Augusto è stata una cosa normalissima, cioè erano amici, no, ma era, penso da Mozzarini, non lo so, esattamente non lo so, era un amico comune, ma era un'amicizia normalissima, ma io Augusto l'ho sempre considerato più pittore che cantante, e questo è il mio handicap. Per me era un grande pittore, era un grande artista. Sì, artista. Era un grande artista, era un grande artista. Poi il canto, gli altri lo conoscono come cantante, ma per me era un grande artista proprio come pittore. Infatti lui, quando faceva le serate, a lui, a tutti i Nomadi, piaceva fare le veglie studentesche, cioè fare molte ore, cioè con delle cover, tutto quello che c'era da fare, loro volevano suonare e cantare. Lui quando tornava, alla notte che non dormiva, lui disegnava e faceva delle cose straordinarie, io lo conosco così. Infatti ho dei disegni suoi, purtroppo molti li ho regalati per, non so, matrimoni, gente si è sposata e io li ho regalati, potevo tenerli e regalare il tipico servizio da caffè, così almeno li avrei.
Ma è la modestia che c'è da sottolineare di questa gente, sì, sì, sì. Cosa che adesso o con i buttafuori o con tutte quelle altre cose lì, non riesci più a affrontare nessuno. Ma il bello era frequentare questi artisti, sì, e allora c'era questa possibilità. Sì, adesso è impossibile, è impossibile. Perché ti trovi gli energumeni lì subito che ti calciano via, da raccontargliela. Non c'è un popolo come quello nomade negli altri, ma io, anche i Pooh non credo siano persone proprio affezionate, cioè che si butterebbero nel pozzo come Argeo. Argeo si sarebbe buttato nel pozzo per Augusto, per i nomadi. Tu se gli dicevi buttati nel pozzo. Argeo era stato anche cantante, come Argeo lo squartatore. Geo lo squartatore. Perché? Argeo lo squartatore. Geo lo squartatore. Ho raccolto il mio coraggio, canzone di che si chiamava? Adamo. Io cercavo di andare sulle orme dei cantanti. Non è che fossi lo stinco del buon cantante, cercavo di arrangiarmi come potevo, con le mosse sul palco a livello rock, non so, come vedevo in televisione gli interpreti che c'erano in America, nei posti più avanzati della musica rock, e provavo a cantare le canzoni che si addicevano più al mio temperamento. Ho cominciato così, poi dopo ho cominciato a fare spettacoli, concorsi, una balla e l'altra, e ho conosciuto i nomadi. Prima li ho conosciuti a Novi tramite Mozzarini, li sono andati a ascoltare nell'ingresso dove loro facevano le prove dalla madre di Beppe, e li ho conosciuti. Ho conosciuto Augusto, ho conosciuto poi Carletti, naturalmente, che ho ospitato cordialmente in casa sua. E pian piano, non so, dopo mi hanno detto vieni con noi che c'è questo concorso a Modena che c'è Mai Buongiorno, vieni da noi, non so, c'è un altro concorso che noi accompagneremo i ragazzi che ci sono, che faranno questo concorso, e loro mi accompagnavano e naturalmente mi agevolavano anche perché le canzoni, non so, a volte venivano provate anche tra me e loro, e loro conoscevano me, non un gran interprete, però interprete più che altro visivo. Quello con Mai Buongiorno è stato proprio all'Eden di Modena, dove Mai Buongiorno mi mise il nome Geo lo Squartatore, dopo aver saputo che io da dei parenti facevo il macellaio. E tu sei stato accompagnato dai nomadi. E io sono stato accompagnato dai nomadi, ma i nomadi, loro, non solo me, ma anche tutti gli altri accompagnavano tutti i ragazzi che c'erano, sì, i ragazzi che facevano questo concorso erano accompagnati dai nomadi. Augusto, non so, alla fine della serata cantava ancora le sue canzoni, non so, che aveva nel suo repertorio, una cosa e l'altra, sì, loro erano quelli... Era l'attrazione lo stesso, ma facevo dei pezzi rock, cose del genere. Tutta roba straniera? No, anche roba italiana, le canzoni d'Adamo, La Notte, Non Son Degno di Te, quelle canzoni lì, le cantavo perché era la gatta, non so, mi piaceva, da quello un po' più spinto, da quello un po' che mi dava l'ispirazione di essere un buon interprete, come anche Gino Paoli, che mi è sempre piaciuto a morire come interprete e cantautore, e cantavo le sue canzoni. Però se ti devo dire che ero più portato a cantare le canzoni, ero più portato a cantare le canzoni a livello americano. Perché erano quelle che mi davano più carica sia muscolare che come tutto. Della Grotta Azzurra cosa ti ricordi di Carpi?
sei stato a 3 giorni, mi hai detto tu? Sì, ho fatto la 3 giorni, sì, sono stato lì con il vecchio padrone lì della Grotta Azzurra. L'ho conosciuto benissimo, mi voleva un gran bene, una cosa e l'altra. Addirittura quando mi vedeva che andavo lì alla domenica anche a ballare, mi tirava dentro perché mi piaceva moltissimo, era l'epoca ancora del twist. E secondo lui ero il migliore a ballare il twist. E allora mi tirava dentro, basta che facessi ballare anche delle ragazzine a ballare con me. Non ero un fenomeno forse come cantante, forse ballavo meglio il twist che il canto. Take it.